Never Settle. E questo è lo slogan utilizzato da OnePlus quando è stato realizzato il OnePlus One. Adesso siamo in compagnia del OnePlus 2 e la società cinese ha riproposto lo stesso slogan. Fotocamera migliore, processore più potente, maggiore quantitativo di RAM, batteria più capiente e display luminoso. Tutto ciò basterà a OnePlus 2 a confermare la fama di flagship killer? OnePlus è tornata alla carica con la seconda versione del suo smartphone. Quest'anno non troveremo più Cyanogen OS come sistema operativo preinstallato perché, come forse già saprete, l'accordo delle due società è stato interrotto. La ROM basata su Android è ora Oxygen OS. Si tratta di un sistema operativo molto simile ad Android stock, nudo e crudo, ma con qualche interessante aggiunta a livello software che sono sicuro apprezzerete. In generale, il OnePlus 2 si presenta come una versione aggiornata del OnePlus One, soprattutto sotto il profilo hardware. Ci sono visibili miglioramenti, ma forse la fama di flagship killer è oramai compromessa visto anche il prezzo del dispositivo, il quale resta appetibile rispetto alla concorrenza, ma non più tanto low cost come capitato lo scorso anno. Una piccola precisazione, possediamo sia OnePlus 2 A2003, ovvero il modello Europa, sia OnePlus One A2001, ovvero il modello Cina. Entrambi sono perfettamente funzionanti, anche il dual SIM, e le uniche differenze sono rappresentate dalle diverse bande supportate e dal fatto che il OnePlus 2 versione europea è dotato di due EMEI, mentre quello cinese ne possiede solo uno. Comunque maggiori informazioni le potrete trovare nella nostra recensione scritta. OnePlus 2 è il primo smartphone ad essere dotato di USB Type-C, una scelta importante ma che vi porterà qualche problema, soprattutto con le power bank. Questo perché dovete per forza utilizzare il connettore USB Type-C e non dovete più affidarvi all'oramai standard microSB 2.0. OnePlus 2 è sicuramente molto compatto e difficilmente vi scivolerà dalle mani grazie alla back cover con effetto carta vetro. Le cornici laterali sono in metallo e ciò rende il dispositivo molto solido e robusto. Non fatevi ingannare da quel tasto centrale in basso sotto allo schermo. È un tasto fisico che funziona per ritornare alla home del dispositivo o bloccarlo e sbloccarlo anche tramite impronte digitali. A differenza di iPhone 6 o Galaxy S6, non funziona però a pressione, ma basta appoggiare il dito. Il display è da 5,5 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia LTPS LCD. A mio avviso è uno dei display più belli di quest'anno, molto luminoso, con colori fedeli e si vede benissimo anche sotto il sole forte. Nota di merito anche per i tasti soft touch che sono retroilluminati e molto eleganti. Nella parte sinistra c'è un tasto fisico introdotto da OnePlus che permette di impostare i vari livelli di notifiche di Android Lollipop, ovvero tutte le notifiche, nessuna notifica o solo notifiche con priorità. Sotto al cofano troviamo il tanto discusso processore Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core a 1,8 GHz, affiancato da 3 GB di RAM nella versione da 16 GB di memoria interna e 4 GB di RAM nella versione da 64 GB di memoria, che è anche quella che abbiamo testato noi. Lo storage non è espandibile tramite microSD in nessuna delle due varianti. Il processore si comporta bene, sotto stress riscalda un pochino, ma non tantissimo. Inoltre, ho notato la CPU Z che OnePlus ha castrato un po' la CPU, disattivando due dei core più potenti che vengono attivati solo in condizioni necessarie. E il software? Beh, ragazzi, la potenza è nulla senza controllo. Si dice così, no? Fortunatamente, Oxygen OS, nella versione 2.0.1, quella testata da noi, è un buon software, ma può crescere ancora molto. Basato su Android 5.1.1 Lollipop, Oxygen OS offre un'esperienza pura di Android, con l'aggiunta di alcune funzionalità come la possibilità di impostare gestures per la fotocamera, musica, torcia, doppio tap per svegliare lo smartphone, equalizzatore max audio per un controllo completo del suono, possibilità di attivare o disattivare il tema dark, lettore di impronte digitali, un centro controllo per gestire i permessi delle applicazioni e infine la possibilità di attivare o meno i tasti a schermo e di impostare le azioni da compiere dopo la pressione. Ho apprezzato molto anche il fatto che ci sono poche applicazioni preinstallate e nessuna di esse è un doppione, come spesso capita con foto e galleria. La fluidità generale è molto buona, forse un leggero ritardo nel ritornare all'home screen quando si preme il tasto home, ma stiamo davvero parlando di qualcosa di veniale. Nessun bug degno di nota da segnalare, anche perché l'aggiornamento alla 2.0.1 ha risolto un po' di incertezze di Oxygen 2.0.0. Audio molto pulito e vibrazione non fortissima. Buona anche la qualità delle telefonate. Per quanto riguarda l'aspetto legato a foto e video,
Diciamo fin da subito che i risultati sono molto buoni, ma si potrebbe fare di più. Sia chiaro, parliamo di scatti al di sopra della media, ma c'è qualcosa da migliorare per raggiungere i livelli di LG G4 o Galaxy S6. HDR intensifica molto i colori. La tecnologia ClearShot, grazie all'interpolazione, migliora la chiarezza dello scatto e la sua definizione. Troviamo poi un effetto ritocco per i volti, video in timelapse, slow motion e modalità panorama. La fotocamera frontale da 5 megapixel è molto buona, soprattutto in condizioni di luce ideale scatta davvero delle foto molto belle. La fotocamera principale da 13 megapixel, con apertura focale da 2.0, ha un ottimo autofocus laser, doppio flash LED, ma forse pecca durante lo scatto, perché c'è un po' di ritardo tra la pressione del pulsante e lo scatto della foto, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. I risultati sono comunque lodevoli, come potete osservare voi stessi, mentre i video vengono registrati ad un massimo di 2160 a 30 fps. La batteria da 3300 mAh vi garantisce di arrivare a fine giornata senza problemi, anche se senza il dispositivo. A mio avviso si può fare ancora meglio, e l'aggiornamento ad Oxygen 2.0.1 ha migliorato proprio questo aspetto, anche se sicuramente ulteriori accorgimenti arriveranno in futuro. A differenza del vecchio OnePlus, per acquistare il OnePlus 2 ci vorranno 339€ per la versione da 3GB di RAM e 399€ per quella con 4GB di RAM, ma dal sito ufficiale è necessario sempre un invito per poter comprare lo smartphone. Se volete invece fare come me, potete acquistarlo da store di terzi nella variante cinese, io ad esempio ho utilizzato GearBest, a discapito però di un piccolo sovrapprezzo. Per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento, non esitate a lasciare un commento. Alla prossima ragazzi, ciao!